Vieni qua, Spa. Vieni qua. Allora, ragazzi, chi mi conosce sa quanto io tengo all'essere umano, no? Quanto mi piace a farvi stare meglio in tutti i sensi, no? Non soltanto fisicamente, ma anche con la mente, con l'anima, con la gioia. Sono pienamente convinta che la stragrande maggioranza delle persone sopravvivono la vita anziché viverla, no? E questo è molto legato al benessere, perché se tu provi di vivere la tua vita sempre con il pensiero che potrei fare una brutta figura, o non sono abbastanza bella, o non sono abbastanza alta, non sono abbastanza magra, non sono abbastanza ricca, non sono abbastanza giovane, non sono abbastanza grande, cioè questa abbastanza, no? Questa abbastanza, perché stai pensando che c'è una perfezione che sta là fuori, non sarai mai felice e non vivrai mai la tua vita al 100% delle tue capacità per te, cioè proprio per te, perché io so perfettamente che molti di voi state sopravvivendo e non state vivendo la vita, ok? La vostra vita, perché questa è una cosa molto importante, perché ognuno di voi nasce con un dono, no? Ogni tanto le persone dicono, ma Jill, perché hai tutta questa energia e quando sei una furia sul palco tutto quanto? Perché il mio dono di Jill è l'energia. Se io non facessi quello che faccio, esploderei tipo all'istante, no? Il mondo imploderebbe. Invece ci sono... Ognuno di voi ce l'avete un talento, chi sicuramente è un ottimo amico, chi può cucinare bene, chi può essere un medico, chi può cucire, qualunque cosa, è un dono. Allora, siccome questo dono di solito è molto molto vicino alle vostre talenti, ok? E anche alle vostre preferenze, provate di scovare dentro di voi e capire dove veramente eccelli, no? Dove tu sei veramente bravo in qualche area o qualche zona del tuo. E questo è un trucco del benessere, perché seguendo il tuo indole, che molto, molto, quasi sempre è legato al tuo talento, tu comincerai a fare quello che ami nella vita, non quello che devi fare nella vita. E quando tu fai qualcosa con l'amore, lo fai con passione, e quando fai con la passione, lo stai facendo al 100%, non al 60%, non al 70%. E un'altra cosa per benessere, super, super, super importante, ragazzi, fregatevi, di quello che pensano gli altri, affinché tu agisci con onestà, ok? Con correttezza, con passione e un pizzico di ironia, tutto è lecito, giustamente. Noi non dobbiamo mai fare male a nessun altro, non dobbiamo camminare sui testi altrui, però quello che sto dicendo, se ti stai ballando, se ti stai ridendo, che se stai cantando, fallo, perché fa bene a te stesso, fa bene all'anima e finalmente vivrai al 100%.